Buon pomeriggio e benvenuti all'ultima delle nostre lezioni sul modulo 2, che è stato interamente dedicato allo studio dei casi di interventi trainanti e trainati riguardante l'ecobonus. Oggi abbiamo la nostra lezione dedicata a studiare come fare correttamente la trasmissione ad Enea. Alessio, buongiorno, passo subito la parola, io scompaio come al solito e lascio a te la conduzione del webinar. Grazie. Bene, grazie mille Adriana. Quindi oggi la dedichiamo un po' più a una parte un po' più operativa, che è un po' una sorta così di indicazioni di come avviene diciamo così, il riconoscimento del professionista all'interno di quello che è il portale dell'Enea. Vedremo le differenti casistiche che andranno dalla nuova asseverazione all'integrazione eventuale di un'asseverazione già depositata a una seconda asseverazione che nel caso dovessimo inserire su una pratica che ha già un'asseverazione di base, passando dal SAL del 30%, 60%, la fine lavori, la documentazione che ci viene richiesta nel momento in cui andiamo a chiudere completamente la pratica con la fine lavori, i documenti che vengono generati, i vari codici e in che maniera si interagisce con il fiscalista di turno nel merito dell'appunto della comunicazione della cessione del credito. Quindi, come sapete, è un passaggio chiave, è veramente la prova del 9 del nostro lavoro, perché fino a che abbiamo costruito nella nostra testa tutto il bonus, è ancora una nuvola che ovviamente abbiamo sicuramente pesato e costruito, ma nel momento in cui andiamo a bussare alla porta dell'Enea è il primo check che ovviamente facciamo in cui viene verificato il lavoro che appunto abbiamo costruito mentalmente. Questo è importante perché ovviamente, come vedremo, il portale dell'Enea è un portale che non è il classico portale di dove si caricano esclusivamente dei PDF firmati, ma è un portale dinamico, lo vedremo, che ci aiuta anche in alcuni casi ad evitare l'errore. È ovvio che dobbiamo essere molto attenti perché quando arriviamo a bussare alla porta dell'Enea vuol dire che qualcheduno ha già tirato fuori dei soldi, perché se andiamo al 30%, che è il primo check che ci viene concesso, vuol dire che qualcheduno ha già fatto il 30% dei lavori, o con le spese proprie o tramite un prestito ponte, e quindi nel caso in cui la nostra pratica dovesse avere dei problemi, ne abbiamo uno ancora più grande poi dopo da risolvere, perché ovviamente il bonus non entra. Di conseguenza entriamo un po' nell'ambito operativo, quindi parliamo appunto della trasmissione dell'asseverazione ad Enea. Ricordiamoci, come abbiamo visto nelle giornate precedenti sulla parte del sisma bonus, nel caso in cui fossi davanti ovviamente a un sisma bonus, ovviamente siamo di fronte allo sportello unico dell'edilizia come strumento di interlocuzione e contenitore della pratica del super bonus. Però nel caso in cui dovessimo confezionare un super bonus che abbraccia il sisma e l'eco, dovremmo andare per la parte dell'eco compatibilmente a presentare contemporaneamente sia ad Enea che allo sportello unico in base a ovviamente a che momento siamo per quanto riguarda la parte dell'efficientamento energetico. Vi faccio un piccolo così recap su che cosa, perché il 18 febbraio scorso l'Enea ha diciamo inoltrato ha, ha redatto queste due note di chiarimento. La prima riguarda l'asseverazione, la seconda la vedremo dopo, riguarda il computo metrico. Per quanto riguarda la nota relativa all'asseverazione, l'Enea ha fatto un po' il punto sulle differenze che hanno le asseverazioni legate al super bonus, al super eco bonus, e invece i contenuti necessari per l'asseverazione eco bonus ordinario. Come vedete, sempre l'Enea è andato a raccontarci, o meglio, a distanza di parecchi mesi, poi vedremo un po' il fatto di come, ahimè,
l'ecobonus, l'ENEA lavori spesso con interpretazioni che sono postume a situazioni che abbiamo già utilizzato, già a contesti in cui ci siamo già mossi e abbiamo già depositato le nostre pratiche. A febbraio arrivano a dirci cosa dovevamo fare a ottobre, purtroppo, ma lo vedremo in che ambito. Quindi, cosa ci viene detto? Ci viene detto che l'asseverazione per il Superbonus, come vedete, è da inviare attraverso il portale Superbonus. Cosa serve questa asseverazione? Serve ovviamente per l'utilizzo diretto dell'invio a fine lavori del Superbonus, per la cessione del credito, per lo sconto in fattura. Quindi, ovviamente, il portale apre queste tre finestre temporali per dire: quando vieni a comunicare ad Enea, vieni in determinati contesti, ovvero o vieni con la fine lavori, le famose 90 giorni della fine lavori, a cui, bene o male, sono legato il vecchio ecobonus, è quello che è sempre adesso, non il super, o altrimenti, in maniera esclusiva per il superbonus, puoi arrivare a SAL e quindi il 30, 60 e la fine lavori. Come vedete, l'asseverazione per il super ecobonus riguarda che cosa? I requisiti tecnici, la congruità delle spese. Sono i due aspetti che andiamo ad asseverare. Dov'è la novità? La novità, ovviamente, è nell'ambito della congruità delle spese, perché i requisiti tecnici li andavamo a asseverare anche con l'ecobonus. La novità è la congruità delle spese. Nel portale Super Ecobonus, quindi quello che andremo poi a visionare, si allega sempre il computo metrico. Quando si parla di computo metrico per l'Enea, ricordiamoci che per l'Enea il computo metrico è l'asseverazione di congruità economica, cioè quello che tiriamo giù dal nostro prezzario. L'asseverazione, questo è importante perché qui c'è un collegamento con l'allegato I che contribuisce a eliminare ulteriori dubbi, non può essere mai sostituita dalla dichiarazione del fornitore installatore. Quindi, ergo, l'allegato I lo mettiamo in cartolina e lo teniamo lì per utilizzarlo, perché l'allegato I lo utilizzano i fornitori e gli installatori laddove l'intervento può essere realizzato in assenza di un'asseverazione. Non essendoci superbonus senza asseverazione, per il superbonus non lo possiamo mai utilizzare, se non, lo vedremo, nell'articolo 13 ci racconta quando lo possiamo utilizzare, ma lo vedremo. La risposta 90 dell'Agenzia delle Entrate riconferma che per quegli interventi per cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dall'installatore, l'ammontare massimo dell'aspetto fiscale è determinato dall'allegato I. Quindi, riconciliando un po' questi aspetti, cosa ci troviamo? Ci troviamo che, come vedete a sinistra, la parte legata all'asseverazione per l'ecobonus non è assolutamente un'asseverazione da inviare all'interno del superbonus. Quindi questo è l'ecobonus ordinario. Di conseguenza l'ecobonus ordinario, come vedete, con data inizio lavori prima del 6 ottobre, come vi ricordate, il 6 ottobre è quella linea di demarcazione che è stata determinata con l'entrata in vigore del decreto requisiti. Quindi cosa ci viene detto? Che laddove la richiesta dell'asseverazione riguarda appunto solo i requisiti tecnici dell'intervento e l'asseverazione può essere sostituita in alcuni casi. Per l'ecobonus, dopo l'inizio dei lavori del 6-10, quindi dopo il 6 ottobre 2020, ricordo ecobonus, laddove, come vedete, la richiesta, l'asseverazione riguarda i requisiti tecnici degli interventi, ma inseriscono anche la congruità economica più il computo metrico. Quindi ora vogliono la congruità economica anche per l'ecobonus. Può essere sostituita in alcuni casi dalla dichiarazione del fornitore produttore, ma in questi casi occorre il rispetto dei massimali del costo di cui all'allegato I. Come vedete, cosa sta succedendo? Che ormai la procedura del superbonus, piano piano, per caduta, sta atterrando su tutte le altre procedure dell'ecobonus e poi vedremo anche sul sisma bonus. Quindi il computo metrico per l'ecobonus ordinario non va trasmesso all'Enea, ma va conservato a cura del soggetto beneficiario. Cioè ci stanno dicendo: non mi devi trasmettere nulla come fai per il superbonus, però lo devi fare perché un domani che ti venga a controllare me lo devi esibire per dimostrarmi la congruità. E allora sì che qui l'allegato I, nel caso in cui, ma non lo potremo usare come professionisti, lo potranno usare solo quei clienti
che andranno a fare degli interventi semplici, chirurgici, ammessi, in cui è possibile non asseverare da un professionista, e pertanto è a totale vantaggio dei fornitori, dei produttori, mai dei professionisti. Entriamo quindi nell'ambito di quelli che sono gli aspetti legati al portale Enea. Come si presenta il portale Enea? Il portale Enea si presenta in generale, come vedete, è un portale unico all'interno del quale possiamo decidere, in base alla tipologia del nostro intervento, quale contenitore consultare. Abbiamo il bonus casa, che come vedete, per chi ha partecipato alla giornata con me sul Sisma Bonus, come vedete, richiama l'articolo 16 del DPR. Di 16 bis del DPR 917 dell'87, studio sulle imposte dei redditi, l'eco bonus, che richiama invece l'articolo 14 del decreto legge del 63 del 2013 nell'ambito delle detrazioni, appunto all'interno del quale c'è anche, come vedete, il bonus facciate. Il super bonus, ovviamente, materia abbastanza conosciuta. Che cosa dobbiamo fare? Ancora prima di poter interagire col portale, noi dobbiamo obbligatoriamente registrarci e farci riconoscere. Quindi il primo check che ci viene chiesto è quello di farci riconoscere sulla base di quale ruolo svolgiamo. Possiamo essere, come vedete, il beneficiario, l'intermediario o, nel nostro caso siamo l'asseveratore. Come vedete, l'asseveratore, ancora prima di andare a ragionare su quelle che sono le possibilità che viene date all'asseveratore, dobbiamo farci riconoscere. Come avviene questo riconoscimento? Avviene attraverso un censimento che ora vedremo e che a seguito del quale praticamente mi va a creare una sorta di account personale dove poi avrò ricomprese tutto quello che sarà le mie interazioni con l'Enea, le mie asseverazioni, le mie polizze, il super bonus, il bonus casa e via discorrendo. Il primo step, oltre ai dati anagrafici e il titolo professionale, è quello di andare a caricare la polizza assicurativa, all'interno della quale andremo a inserire l'importo determinato, appunto, il nostro famoso massimale, il massimale della nostra polizza. Sappiamo bene che questo massimale, ogni volta, a seguito delle successive asseverazioni che andremo a presentare, man mano che rientreremo, sarà sempre decurtato dell'importo dell'ultima asseverazione prodotta, sino ovviamente al momento in cui arriveremo allo zero e quindi dovremo riaumentare il massimale per poter presentare le nostre pratiche. A seguito di tutti i controlli che vengono fatti, da carte d'identità, documenti fiscali e tutto il resto, venite riconosciuti attraverso questo appunto. Questo flag che ci indica che il tuo account è abilitato e quindi Alessio Tesconi è abilitato a poter svolgere il ruolo di asseveratore. Ogni corrispondenza con l'Enea avviene attraverso la PEC di tutte queste docu le varie documentazioni e informazioni che andiamo a lavorare con loro. Un altro aspetto importante, una volta che siamo stati abilitati, ci viene date queste duplice possibilità. La prima è quella appunto che se hai già fatto un'asseverazione in corso d'opera devi inserire una seconda asseverazione di SAL o eventualmente di creare un nuovo documento nelle mie asseverazioni. Quindi io vado alle mie asseverazioni e da lì posso o lavorare su un'asseverazione che è già mia e quindi già prodotta o prepararne una nuova. L'altra possibilità invece è quella che viene data nel caso in cui devi inserire un'asseverazione successiva ad una creata da un altro asseveratore. Quando avviene questa procedura? Questa procedura avviene nel momento in cui, facciamo l'esempio, il nostro cliente ha partecipato a un intervento condominiale dove un asseveratore, un nostro collega, ha svolto tutta la procedura legata alle parti comuni. Quindi ha dato il via libera anche all'unità immobiliare residenziale di poter trasferire il bonus alle singole unità immobiliari residenziali che ne hanno diritto. A quel punto ogni cliente ha la possibilità di individuare il proprio tecnico e di poter gestire l'asseverazione per quello che riguarda fissi, eventualmente la caldaia, se è una caldaia autonoma,
e eventualmente altri interventi sulla parte impiantistica. Quindi qui possiamo entrare richiamando un'asseverazione che ci ha permesso di poter entrare dentro come trainato e quindi potrebbe essere questa. La seconda è quella che ovviamente nulla vieta che possano esserci più asseverazioni, poi come lo vedremo, eventualmente su un singolo intervento, perché è ammessa anche la possibilità di fare eventualmente una variante o una modifica, qualcosa che è già stato in essere. Allo Stato interessa che qualcuno poi asseveri, non interessa più di tanto eventuali, diciamo così, aspetti legati alla continuità del professionista. Quindi, questo è nel caso dovessi lavorare su una pratica già esistente, quindi devo andare a ricercare che cosa? A parte la tipologia dell'edificio e via discorrendo, quello che è il codice, come vedete, i due codici fondamentali sono e rimangono il codice IDA e il codice ASID. Entrambi li ritrovate appressi a piedi pagina di tutta la documentazione che poi, quando vedremo che arriveremo in fondo, viene prodotta dal portale, ci viene fatta scaricare, firmata digitalmente e trasmessa. A quel punto, quel file firmato digitalmente dove in fondo è riportato il codice IDA e il codice ASID è pronta per essere trasmessa al commercialista. Questi due codici sono importantissimi perché sono il collegamento fisico e virtuale tra l'ENEA e l'Agenzia delle Entrate. Cioè quando poi il commercialista andrà a presentare la pratica all'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la cessione del credito d'imposta, richiamerà eventualmente i due codici, l'ASID sicuro, che è quello che permette di avere un collegamento tra Enea e Agenzia delle Entrate, quindi un collegamento tra la nostra asseverazione e la titolarità a godere di quel credito d'imposta. La data inizio lavori, la detrazione complessiva appunto del 110% come allegato non allegato al punto 3 delle spese complessive, dichiarazione, il comune di riferimento e se la precedente asseverazione ha riguardato un SAL del 30% o del 60%. Eventualmente poi ci chiede se la nuova asseverazione, come vedete, riguarderà almeno il 60% o siamo a fine lavori, ma soprattutto ci chiede se eventualmente la nuova asseverazione ha come oggetto eventuali varianti. Le tre casistiche previste appunto sono A, non ci sono varianti in corso d'opera. B, no, ci sono state varianti che hanno comportato un nuovo deposito alla legge 10. O sono state varianti che non hanno comportato un nuovo deposito. Infine, viene chiesto appunto di flaggare il fatto di dire sono il nuovo asseveratore di lavoro. Quindi c'è la possibilità di poter interagire con una pratica che abbiamo già depositato, anche con la possibilità di poter aumentare eventuali importi e opere ammesse al bonus. Quindi con una variante alla legge 10, faccio un esempio, magari siamo entrati col 25% di superficie disperdente, poi ci siamo resi conto che è necessario attivarsi per più del 25%, faremo una variante che abilita anche l'altra parte di metri quadrati della facciata di cappotto a entrare dentro o dell'isolamento della copertura e si ritara anche la cifra. La nuova asseverazione. La nuova asseverazione sicuramente è qualcosa di un pochettino diverso, nel senso che rispetto a un'asseverazione esistente abbiamo necessità di costruire un po' tutti i vari pilastri, no? Su cui si appoggia la nostra dichiarazione. E in che maniera avviene? Come vedete, il primo step è quello dell'anno di costruzione del nostro immobile, che sicuramente dall'analisi documentale, delle verifiche urbanistiche e tutto il resto, ormai siamo arrivati in grado, se siamo arrivati all'Enea, di poterla determinare. La superficie totale disperdente. Qui fate molta attenzione a non fidarvi esclusivamente dell'APE o della legge 10, perché ad esempio se utilizzate dei software per fare la legge 10 che non hanno la modellazione in 3D ma sono semplicemente che lavorano con le zone termiche, spesso e volentieri gli diamo un'altezza per individuare quella. Poi la somma di tutto ci dà, no, in realtà
Qui parliamo di volumi geometrici riscaldati, quindi è fondamentale un rilievo esterno del fabbricato e andare a fare il calcolo che ora andremo a vedere sulla base di quelli che sono i reali metri quadrati misurati rispetto a quello che potrebbe essere dato in legge 10 o in APE. Quindi non fidatevi mai perché questo numero che andiamo a inserire nella superficie totale disperdente è dinamico con il prosieguo della compilazione e mi spiego. Se dovessimo poi, lo vediamo, lavorare sul capotto o sull'involucro, i metri quadrati che andiamo a inserire ora viene impostato al programma di default uno sbarramento al 25%, cioè se noi andiamo a inserire che il nostro intervento a livello di metri quadrati è inferiore del 25% sulla superficie disperdente, la pratica non va avanti. Quindi lo stesso funziona con le trasmittanze e via discorrendo. Cioè è molto dinamico il portale, non è, ma per chi ha già lavorato su portali precedenti all'Enea, c'è sempre stato questo aspetto dinamico nell'interazione, nella compilazione dei dati. Un altro aspetto importante è quello cosa che ci viene chiesto, a parte il discorso dell'area dell'edificio, se è un'area non metallizzata, ma quello incide. Non per quanto riguarda la parte poi di costruzione della nostra pratica, ma l'autorizzazione edilizia. Ovviamente, cliccando su una delle casistiche, si apre anche la necessità di andare a inserire il numero del titolo o il protocollo. Altro aspetto determinante, come vedete, se rientriamo o meno nei casi di cui l'articolo 3,1 lettera D. Ristrutturazione e nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e via discorrendo. Quindi i famosi casi del DPR 380 in cui il superbonus ha delle limitazioni in termini soprattutto legati al fotovoltaico. Quindi questo è uno di quei casi che cliccando andiamo ad abbattere intanto a 1600 euro a kilowattora la potenzialità del nostro fotovoltaico. L'altro aspetto è quello che ci viene chiesto, se il nostro edificio è sottoposto alla famosa tutela puntuale o se ci sono limitazioni legate ai regolamenti urbanistici edilizi. Perché dobbiamo dirlo qua? Perché dicendo sì ci viene aperto un mondo diverso che è il fatto, come sapete, delle deroghe previste per gli interventi che dispongono appunto di particolari tutele, quindi ci viene data la possibilità di non rispettare. Come si può dire, la ratio ordinaria del superbonus. Se non glielo diciamo qua, ovviamente non potremo lavorare in via del no, non ci vede che siamo in deroga. L'altro aspetto è quello legato al SAL, perché ovviamente se siamo qua vuol dire che siamo a SAL. Quindi a che SAL siamo? All'80, al 60 o a fine lavori. Quindi questo sono. Ricordiamoci che se per caso avessimo precedentemente selezionato il 30%, per poter entrare al 60, non dobbiamo fare il 60% di lavori nuovi, ma sarà il 30 che ho già fatto più un ulteriore 30 che vado a realizzare. La somma dei due sarà il 60%. Quindi, questo ve l'ho rimesso un po' tutto in piedi, prima era un po' tutto spacchettato, però comunque abbiamo visto che possiamo andare a fianco, come vedete, l'Enea vi dà poi tutti i vari chiarimenti, si cerca di cercare di accompagnare il più possibile per evitare l'errore. Quindi siamo entrati e la seconda parte della nostra pagina, la nostra comunicazione parla, ovviamente iniziamo a compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi mentre stiamo compilando su questo portale i dati e le caselle che ci vengono richieste, stiamo automaticamente redigendo anche la parte legata a che cosa? La parte legata alla nostra asseverazione. Perché man mano che andiamo avanti, poi alla fine di tutto quello che è la campitura che avremo appunto individuato e compilato, verrà prodotto un file con 7, 8, 9, 10 pagine, quindi un PDF, dove tutto quello che abbiamo dichiarato prende la forma dell'asseverazione. E quindi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Quindi non c'è bisogno di compilare nulla di nuovo se non quello all'interno di questo portale. In questo caso ci viene detto che nel caso in cui questa pratica, che era una mia pratica, ho
dichiarato che entravo con almeno il 30%, ho messo i dati relativi alla legge 10 e di conseguenza sono entrato con la data appunto di inizio lavori, che era quella che avevo apposta in legge 10. Quindi il primo check che ci viene chiesto è: bene, quale intervento trainante vuoi fare o hai fatto, scusate? Allora, l'intervento trainante che ho fatto in questo intervento era ovviamente l'isolamento delle pareti verticali, delle coperture inclinate e della copertura piana. Quindi siamo andati a compilare, come vedete, quei famosi metri quadrati che vi dicevo. In questo caso io ho una superficie dispendente di 1076 metri quadrati. Se non avessi superato nella sommatoria del punto 1, punto 2 delle pareti verticali, diciamo, tutta quella che è la parte legata al punto 1, punto 2 delle pareti verticali, punto 1, 2 e 3 delle coperture, se la sommatoria non fosse stata in grado di superare il 25% di 1076, non avrei potuto procedere ulteriormente nel portale. Di conseguenza, come vedete, quali sono i dati che ci vengono richiesti? Ci viene richiesta la trasmittanza ante, che questo è un aspetto che ci deve. Dobbiamo conoscere perché ci allena a non arrivare già sul portale Enea per poi ritornare indietro e dire: ma dove la trovo la trasmittanza ante se non l'ho fatta girare sapendo quando faccio la legge 10 prima ancora di mettere il capoto? Quindi ci vuole sempre la trasmittanza ante, che se la agendiamo da una parte, la trasmittanza post, che comunque deve essere qui compilandola obbligatoriamente, non possiamo andare sotto i parametri previsti dalla zona climatica in cui siamo, quindi se avessi messo diciamo un numero che fosse stato superiore a 0,23, non avrei potuto ovviamente non avrei potuto entrare dentro, quindi anche lì non andava avanti. La trasmittanza periodica, che non è così proprio diciamo di facile intuizione all'interno della pratica, ma va trovato ovviamente dentro le singole schede degli interventi. Ci viene chiesto qual è il confine della nostra zona, cioè se confina con una zona non riscaldata, quindi in questo caso c'era un sottotetto e c'era una delle pareti verticali, in questo caso andava a perimetrare una zona fredda, quindi una cantina con una zona abitata e riscaldata, e se la coibentazione è interna e esterna al setto murale. Qui possiamo sommarne quanti vogliamo, con quel dopo esterna, quel rettangolo dove c'è quel trattino, ovviamente quello ce lo fa cancellare, o se no, se andiamo su pareti verticali, cliccando più ci apre una nuova parete. Quindi possiamo mettere tante pareti che sono diverse, ecco, anche a livello di collocazione e disposizione all'interno del nostro fabbricato. Il punto 2 riguarda ovviamente altri aspetti, in questo caso invece era una coibentazione di una parete di un muro di contenimento, appunto, quindi c'è un terrapieno dietro, quindi c'è un muro freddo che dava su un seminterrato abitabile, di conseguenza si è intervenuto a placcare 22 metri quadrati di questo diciamo, con questa tipologia di intervento. Dopodiché abbiamo lavorato sulle coperture e via discorrendo, ovviamente, sia sulla parte delle coperture piane e la parte. Eccole qua, i famosi pavimenti, che come pavimenti si intende ovviamente il pavimento che delimita la famosa terrazza, che è il calpestio della terrazza, con il volume riscaldato della zona termica sottostante appunto alla terrazza. In questo caso, vabbè, non erano ancora stati fatti interventi, quindi su questa parte eravamo zero. Gli altri 298 metri quadrati ovviamente sono il totale diciamo, della parte, la totalità dell'intervento, che è il minimo per poter entrare dentro. Ci ricorda l'Enea che abbiamo 50.000 euro perché siamo dentro con una villetta monofamiliare come massimale, e ci viene a chiedere qual è il costo complessivo previsto in progetto dei lavori sulla parte a pacche 42.725. Questi 42.725 tengono conto ovviamente anche di quella tabella che abbiamo visto le volte precedenti, riconciliata. Cioè qua dentro cuba la spesa progettuale, il progetto, la direzione dei lavori, quindi il tecnico, cuba l'impresa e il visto di conformità, cioè tutto quello che poi dobbiamo liquidare e che è ammessa al bonus. In questo caso si è dichiarato che il costo è pari a 8.000
8.400 e soprattutto fate attenzione perché, come vedete, per ogni intervento ci chiede di compilare il risparmio di energia primaria non rinnovabile a progetto. Quindi questo dato di solito lo si ha quando si arriva in fondo, si fa girare il programma e ovviamente cosa si ha? L'EPG, il consumo del kilowattora annuo precedente, raffrontato con quello a progetto, ovviamente la differenza è il risparmio per la parte non rinnovabile. In realtà qua ce lo chiede per ogni singolo intervento, quindi in teoria andrebbe fatto girare uno alla volta per cercare di avere questo dato. Queste sono quelle informazioni che se non le abbiamo di default, se troviamo poi quando andremo sul portale dell'Enea a perdere delle settimane. Se invece le sappiamo prima, quando facciamo la legge 10, sono tutte informazioni che piano piano ce le prendiamo, ce le portiamo da parte e andiamo avanti, si spera, senza ulteriori complicazioni. Ma che cosa, quali sono invece il secondo intervento trainante? Ovviamente è l'intervento della sostituzione degli impianti. Come vedete, qua ci apre la gamma delle possibili pompe, unità delle singole pompe, delle pompe di calore, delle caldaie, sistemi ibridi, pompe di calore a vapore azionate dal primo motore, da sistemi di microcogenerazione, installazione di scaldacqua, pompa di calore, in questo caso in cui il generatore stesso ordinario fa anche la produzione, la climatizzazione invernale e in più fa anche la parte legata all'acqua calda, il collettore solare, gli impianti di biomassa. Su questi poi vi ho aperto dopo alcune slide, cioè vi faccio vedere il dettaglio di cosa chiedono singolarmente per tutti questi aspetti. A questo punto, ovviamente, andiamo avanti con quelle che poi sono la parte tecnica. Quindi, nel caso in cui avessimo smarcato le caldaie a condensazione, anche qua, come vedete, potenza utile complessiva sempre. Lavoriamo sempre con un concetto, tutto quello che c'era antes di andarglielo a ricordare, è quello che è il nuovo intervento con tutti i parametri che vengono richiesti, dalla potenza nominale, al rendimento utile, alla caldaia se è destinata solo al riscaldamento o anche appunto alla produzione di acqua calda, l'efficienza della CS nel caso in cui ci fosse anche quello, ovviamente anche la produzione di acqua calda, il tipo di alimentazione, quindi se siamo a metano, GPL, via discorrendo, e la classe della termoregolarizzazione del voluto. Per la pompa di calore, ovviamente si lavora più su criteri ovviamente legati al tipo RFTUP, legati alla potenza nominale, alla potenza elettrica assorbita, se è presente un inverter, i dati sul COP, se appunto è reversibile e eventualmente se è presente una sonda geotermica e soprattutto la superficie riscaldata dalla pompa di calore. Quindi anche qua dati che cerchiamo di tenere bene insieme dall'APE alla legge 10 alla realtà. Come anche qui, l'installazione della pompa di calore in sostituzione del sistema di produzione acqua calda quando avviene con lo stesso generatore, dobbiamo andare a inserire a quel punto anche la capacità di accumulo del nostro bollitore. Per quanto riguarda i collettori solari, ci viene chiesta la superficie di ogni singolo modulo in metri quadrati, quindi la superficie vetrata o vetrata o i tubolari che abbiamo poi eventualmente sul tetto, il numero dei moduli, il tipo di collettore, che tipo di solare termico è, se appunto se è vetrato o altri sistemi, il tipo di installazione, ovviamente se è a tetto, se è in altri contesti, l'inclinazione che ha sulla base di quello che appunto è la copertura su cui si è appoggiata, l'orientamento, l'impianto se appunto viene considerato factory made è un punto da riportare eventualmente se lo è o non lo è, e poi abbiamo un po' di calcoli che abbiamo dalla scheda tecnica. L'accumulo in litri del nostro bollitore eventualmente e la destinazione appunto del calore a che cosa va a servire e soprattutto poi se è integrato o sostituito con un impianto di produzione di acqua calda attraverso una pompa di calore o altri sistemi e la certificazione K-Mark. Questa è una cosa che trovate anche poi sul fotovoltaico. Impianti a biomassa, anche qua ricordiamoci che comunque vengono ammessi impianti a biomassa esclusivamente per le aree non metanizzate, nei comuni ovviamente interessati alle procedure di infrazione comunitaria, quindi per la inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva europea. E anche qua quindi ovviamente andiamo a lavorare su quelli che sono i dati, che sono la potenza focolare e via discorrendo.
arriveremo in fondo al primo step, che è quello ovviamente legato a un po' la sommatoria di tutto quanto. Ci viene detto quanti locali sono destinati alla climatizzazione invernale, quant'è la produzione appunto di acqua calda sanitaria che siamo andati a indicare e l'ammontare complessivo che sappiamo che è 30.000 euro come massimale su cui possiamo lavorare. Il costo complessivo di progetto degli impianti e sull'impianto corrisponde a la spesa ammissibile, ovviamente qui è zero perché non avevamo inserito nessun intervento, però anche qui in fondo chiudiamo con il risparmio di energia primaria non rinnovabile a progetto che è pari a, e anche qui dovremmo far girare il cambio della caldaia del generatore e vedere da solo quanto produce in termini di. Qui vi ho riportato quello che è un po' anche la mia tabellina che utilizzo quando lavoro sugli impianti, quando lavoro su 110, che mi vado, anziché andare tutte le volte su Enea e fare no, mettermi online con perdite di tempo, mi sono riconciliato su Excel tutti quei dati che mi serviranno poi per andare a compilare. Quindi quando apro la pratica fascicolo Superbonus, apro il mio file all'interno del quale vado a inserire tutti questi che sono questi aspetti di natura legati appunto a quei dati fondamentali che mi serviranno dopo. Quindi, in teoria, quando andrò a presentare l'Enea, sarò sicuramente più veloce rispetto a fermarmi là. Come vedete, questa è legata alle calde e alla condensazione, questa è la parte legata all'involucro opaco. Quindi che cosa abbiamo qua? Il famoso la deadline del 25% e soprattutto andiamo a vedere, a differenziare che tipologia di superficie disperdente è quella in oggetto. Stiamo parlando, come vedete, in base a superficie verticale, verticale controterra, copertura inclinata, copertura a terrazze, se l'hai sottotetto, pavimento su zona riscaldata, abbiamo delle trasmittanze diverse. Ovviamente da dove le prendiamo? Le prendiamo dalla legge 10. Quelle post e anche quelle limite, ma quelle ante le prendiamo sapendo che man mano che andiamo a fare sicuramente il nostro intervento di ricognizione, di check-up, man mano che stiamo lavorando con la legge 10 o con l'APE, andiamo a prenderci la trasmittanza ante di ogni nostro singolo elemento interessato. Sui serramenti, anche qui c'è un po' di informazione da mettere dentro, quindi ricordatevi che la si lavora sempre col check delante, no? Anche qua ci viene chiesto, ma questo per chi ha già trasmesso pratica l'Enea, non è nulla di nuovo. Vetro ante, telaio ante, trasmittenza ante. La trasmittenza limite, ovviamente, che l'abbiamo sulla base della zona climatica in cui siamo. In questo caso ho impostato la zona climatica D, quindi è l'1,67 come trasmittenza. La trasmittenza post, che dobbiamo ricordarci, la prendiamo dal certificato che ci viene dato a seguito della posa del singolo infisso dalla casa madre. Quando avete finito l'intervento, spesso i serramenti dovete richiedere all'installatore il certificato che attesti la trasmittanza di ogni singolo infisso. Voi avrete su ogni singolo infisso una schedina con la trasmittanza del singolo infisso, non la trasmittanza totale o generalista, di ogni singolo infisso. Dopodiché viene chiesto come è strutturato il vetro post, quindi se doppio, triplo, gas argon, gas, roba varia, il telaio, la superficie in termini di metri quadrati, quindi la specchiatura, e se è presente una chiusura oscurante, quindi tapparella o persiana o scuri o quello che sia. Le ritroviamo sotto, le schermature solari e chiusure oscuranti. Anche qua, che cosa andiamo a inserire, tipo di schermatura, l'installazione se interna o esterna, la superficie in termini di metri quadrati che viene sia protetta dalla schermatura e la superficie stessa della schermatura. La resistenza, ovviamente questo qui poi è un calcolo che viene dato, appunto lo troviamo all'interno della scheda tecnica, l'orientamento, perché se per le persiane e tapparelle valgono tutti gli orientamenti, come sappiamo, per quanto riguarda invece la parte delle schermature, ovviamente ci sono determinati orientamenti, ad esempio il nord, che non è ammesso ovviamente di default per poter utilizzare ulteriori schermature. Il tipo di calcolo con cui si è arrivati alla definizione del G totale, la classe della schermatura, il materiale della schermatura e eventualmente la regolazione, se automatica o manuale. Questi sono tutti
informazioni che non mi sono inventato, ma sono tutte dentro, ovviamente, la parte legata al portale dell'Enea e che se non la compiliamo non andiamo avanti. Questa è la parte sempre legata alle pompe di calore. Come vedete, anche qua dobbiamo lavorare soprattutto quello che interessa, oltre alla potenza utile nominale, alla tipologia della pompa di calore. Ma è il COP che è l'elemento fondamentale perché l'IRR è diciamo, è un parametro che riguarda più la climatizzazione e la superficie utile riscaldata in termini di metri quadrati. Collettori solari, come vedete, da poche informazioni che uno poteva pensare di tirare fuori, in realtà andiamo a insomma, compilare un bel po' di voci, perché ovviamente dobbiamo fare attenzione e soprattutto sulla tipologia del pannello che è stato installato e andarne a calcolare i metri quadrati, il tipo di collettore, l'inclinazione del nostro tetto, i vari valori e le varie certificazioni del Solar Caymark. In questo caso lo scaldacqua pompa di calore, come abbiamo visto, questo lo compiliamo quando il nostro generatore fa riscaldamento e acqua calda insieme. Allora non compiliamo il primo, ma compiliamo direttamente questo, perché infatti ci viene chiesto la capacità di accumulo di riferimento. Trova riferimento anche la building automation, perché anche la building automation va alla gestione di remota dei carichi, ci chiede se siamo a servizio della climatizzazione invernale, se abbiamo a servizio anche la produzione sanitaria, la classe del sistema esistente, se esistesse una building automation, in vari casi non c'è, la classe del sistema post che deve essere A o B, le superfici utili degli ambienti controllati e il massimale che qui ci viene ricordato, il massimale ci viene ricordato in 13.636 euro, che è quello che vi dicevo nella giornata precedente, compare in 15.000 euro già al 110 e quindi qua ci viene dato come massimale di cassa a 13.636 euro. Sul fotovoltaico, un altro aspetto abbastanza importante perché ci viene chiesto il codice POD, che è un codice che ci rilascia l'installatore una volta che ha registrato l'impianto. Quindi l'impianto è registrato e prende questo codice POD. Il codice, inoltre, è necessaria la potenza di picco nominale del nostro impianto, la data di entrata in semi-esercizio, il numero dei pannelli installati, la potenza del singolo pannello, la potenza dell'impianto. E soprattutto, come vedete, se siamo in ristrutturazione edilizia, ma questo qui il programma lo prende da solo, perché se nel momento in cui siamo andati a compilare la prima parte in ingresso, dove gli abbiamo detto guarda che sono in ristrutturazione, lui da solo mi ha già fatto il massimale in base ai kilowatt che ho inserito. L'importo complessivo ammesso arriva di default e anche qua la famosa certificazione Solar Caymark, che vi ripeto, trovate nelle schede tecniche allegate alle specifiche degli impianti. La batteria in accumulo, la capacità in accumulo, qui è molto più veloce, la spesa dell'intervento e il massimale di riferimento sia dei 1.000 euro sia il massimale totale di 48.000. Sempre nella giornata del 18 febbraio, l'Enea ha prodotto un altro vademecum legato al computo metrico da allegarsi sul portale Ecobonus. Che cosa sono andati a dirci? Sono andati a dirci che appunto il computo metrico da allegare è un computo globale, totale al 100% dei lavori oggetto di asseverazione. Quindi ovviamente non dobbiamo portare altre voci che non siano quelle ammesse al bonus. Quindi anche nel caso di SAL intermedi, ad esempio il 3060, si carica comunque il computo metrico complessivo. Si consiglia di organizzare il computo metrico per lavori e voci omogenee. Quello che vi dissi nelle volte precedenti, che dobbiamo sempre lavorare quando andiamo a identificare il bonus non su un totale, ma lavorare sui parziali, perché sono i singoli parziali che vengono ammessi al bonus, non il totale. I singoli parziali vuol dire che nel cappotto dovrò mettere tutte quelle opere che sono necessarie per realizzare l'opera agevolata che è il cappotto. E lì ci metterò la quota del ponteggio, la quota del cantiere, vi discorrete sugli impianti, solito discorso, sugli infissi, solito. E da lì dentro riconciliare anche le spese professionali che discorrendo. Nei SAL successivi, quindi 60% di fine lavori, è possibile ad ogni modo aggiornare il documento precedente caricato nel SAL, qualora siano subentrate delle varianti in corso d'opera. In caso di variante in corso d'opera, si consiglia di evidenziare le variazioni subentrate all'interno del nostro computer. Quindi, nel momento in cui andiamo a realizzare
una variante, ci chiedono un po' con il criterio del giallo e rosso che utilizziamo per le nostre planimetrie, con la parte grafica, di evidenziarla anche sulla parte del nostro computo metrico asseverato. Le voci del computo metrico, come vedete, il computo metrico deve essere unico e contenere le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali, le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti privati, le spese professionali per l'esazione dell'intervento, attestati, quello che sappiamo, le spese sostenute per la documentazione da presentare agli enti competenti. Cosa vuol dire? Quel grafico riconciliato dove mettiamo dentro tutti i vari pezzettini, tessere del puzzle che costituiscono il superbonus. Quindi ci chiedono la riconciliazione di tutto quanto. Per ciascuna voce occorre specificare quale sia il prezzario di riferimento, e questo quando usate ad esempio il software della Geo Network, comunque a sinistra vi riporta il codice e capite già se è il codice day dalle prime due lettere o il codice del prezzario. Per quanto concerne le spese professionali, queste devono risultare dal DM del 2016, anche qua con ovviamente con nuova parcelle. Cosa avete? Avete già quando arriva in fondo e lo stampate, avete già che sul presente prestazioni sono state redatte ai sensi del DM 17 giugno 2016. Già questi due software vi hanno già di default queste prescrizioni che vengono richieste dall'agenda dall'Enea. E poi questo è qualcosa che arriva in parte anche positiva per quello, però arriva oggi e ci raccontano che poiché il decreto del 6 agosto 2020 richiede la giustificazione dei costi in merito a trainanti e trainati, di cui al comma 1 e 2 articolo 19, è facoltativo inserire il computo metrico dell'impianto fotovoltaico e relativi sistemi di accumulo, colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Bene, perché ci dice questo? Perché comunque tali costi, il portale SuperEcoBonus, quello che vi spiegavo prima, effettua le verifiche per relativi limiti di spesa massimali ammissibili e limite di spesa per kilowatt per potenza nominale nel caso di impianto fotovoltaico e kilowatt di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo. Cioè, cosa ci dice? Siccome ho introdotto 1000 euro a kilowatt per le batterie, 2000 euro per le colonnine per le unifamiliari e poi 1500, 1200, 2400 o 1600 euro per il fotovoltaico, per me quello, tutto ciò che è lì sotto non occorre. O meglio, è facoltativo che mi dimostri, me lo dimostri anche all'interno del prezzario. Ora, sicuramente sulle batterie, sulle colonnine è veramente qualcosa che ci dà un po' di sollievo. Sul fotovoltaico, dal mio punto di vista, ormai è un intervento abbastanza semplice anche da apprezzare, e consiglio sicuramente di farlo e di inserirlo. Sono veramente quattro voci perché il pannello, l'inverter e un po' come è costruito il quadro elettrico diciamo, della parte che va a servizio, che gestisce poi la batteria e gestisce la parte appunto dell'inverter e dell'UPS. Dal mio punto di vista non vedrei, lo farei a prescindere, anche se tanto spesso e volentieri quando più di 2004 non danno e c'è voglia di portare dentro dei preventivi più alti, tanto giustamente. Perché? Perché ci dice che il DM del 6 agosto 2020 parla di congruità economica dei soli comma 1 e 2, ovvero non parla di che cosa? Non parla del fotovoltaico che troviamo successivamente, che sono i comma 5 e il comma 6. E l'8 sono le ricariche. Sempre dentro il portale, che cosa ci viene ricordato? Quali sono i costi da indicare nel superbonus? Per la spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache è, su cui calcolare la detrazione, quello che vedevamo prima. Quindi il costo complessivo previsto in progetto si intende il costo totale previsto per realizzazione dell'intero giustificato attraverso il computo metrico e che deve corrispondere all'importo delle fatture a fine lavori. Per il costo realizzato, ovviamente, si intende il saldo, cioè l'importo sostenuto a quel momento da corrispondere alle fatture emesse che andremo ad allegare. A fine lavori tale voce deve essere uguale al costo complessivo. Ci ricordano che i costi sono omnicomprensivi anche delle spese professionali, gli importi sono comprensivi di IVA,
quando questa rappresenta un costo per il soggetto beneficiario. Quindi siamo arrivati in fondo, diciamo così, alla nostra asseverazione, a SAL, e che cosa andremo a scaricare? Viene prodotto questo PDF che è ci dice che di scaricare l'asseverazione da firmare. Questo è un file che viene, tra virgolette, facciamo il download all'interno di quello, faremo il download all'interno del nostro PC, andremo ad inserire la nostra firma digitale e lo andiamo a ricaricare all'interno del nostro portale. Automaticamente nel frattempo è stato generato un codice che poi lo vedremo dopo, il codice ASID, che troveremo successivamente appresso a piedi pagina. Qui cosa viene ricordato? Ci viene ricordato che ad esempio mi viene detto: guarda che stai andando a SAL con 38.542 euro. Intanto vai a smarcare la polizza e vai ad abbassare il massimale, perché 38.500 li devi sottrarre al milione di euro che in quel caso io avevo. Dopodiché mi viene anche detto: occhio, perché ovviamente stiamo parlando di 38.542, ricordati che mi devi caricare, o meglio, devi stare attento che le fatture che hai caricato corrispondano a 38.542,64, altrimenti hai un problema. Quindi l'operazione l'ho ricaricata, è data a buon fine e il codice ASID è sicuramente, qui l'ho coperto per un discorso di privacy, una parte, ci va a dare il primo check positivo della nostra pratica presentata. Quindi questo codice, che in realtà non dobbiamo copiare nulla, perché quando andiamo a scaricare l'asseverazione protocollata è già tutto appresso lì dentro. Quindi voi girate il PDF, chiunque apre il PDF trova la firma, il timbro digitale col codice fatto direttamente dall'Enea su tutto quello che abbiamo compilato in questo percorso all'interno del portale. Quindi asseveriamo automaticamente il tutto. Andiamo a vedere cosa avremmo potuto, qual è la seconda soluzione per la quale avremmo potuto optare, che è quella eventualmente su. Quindi qui ho fatto il SAL al 30%. In realtà, la secondo step è quello di poter fare un SAL al 60%, e come vedete di per sé mi richiede quelle informazioni default che mi dice: hai fatto varianti? Se non le fate, vai avanti. Se le hai fatte, dimmi se hanno inciso sulla parte energetica. Se sì, allega la nuova legge 10 e motivami. Se no, vai, compilami altri aspetti che non sono né di natura economica né di natura di efficientamento energetico. Andiamo a vedere la fine lavori. La fine lavori è un altro aspetto che è fondamentale per quanto riguarda la produzione, insomma, la visione completa della procedura. La fine lavori, ovviamente, possiamo arrivarci secchi, diretti, senza essere passati dal SAL. Come vedete, che cosa ci ricorda? Che a differenza del file unico che viene lasciato a SAL, con la fine lavori ci viene rilasciato una seconda, chiamiamo così, dispensa, che è appunto il CPID del Superbonus, in quanto verrà creato automaticamente questa sorta di, che vedremo cos'è, che riguarda tutti i dati relativi alla APE, alle parti di efficientamento energetico, che sono di riferimento alla casa. Perché fino adesso abbiamo fatto l'asseverazione per la congruità economica dell'intervento, sulla base dei requisiti previsti per ogni singolo intervento. Con il CPID andiamo a fare l'asseverazione anche della parte energetica. Quindi, in questo caso, volendo, come qui possiamo fare anche qui a fine lavori, ci chiede se eventualmente sono stati fatti, è stato fatto anche qua una variante o meno, e che cosa ovviamente ci viene, che cosa andremo a compilare. Andremo a compilare tutta questa parte che, o meglio, questa qui è la parte, adesso poi ci ritorniamo, scusatemi, perché infatti mi era saltato la parte legata ai trainati. Come avete visto, sino adesso abbiamo visto solo il trainato. Di conseguenza, i trainanti. Andiamo a vedere
Allora, andiamo a vedere come vengono gestiti anche i trainati. Quindi, andando a compilare la parte dell'edificio unifamiliare, quindi siamo ancora prima di generare il codice ASIT, purtroppo mi è saltata la slide, ma doveva essere prima, però rifacciamo un refresh. Quindi, non sono ancora arrivato a generare la chiusura della pratica, anche a sala. Dopo che ho fatto i trainati, vi apre la compilazione dei dati del cliente. Quindi andiamo a censire l'immobile, andiamo a individuare quello che è il costo complessivo, appunto, che abbiamo, come vedete, terminato appunto sulla parte legata, qui ce lo fa già di default, quelli che sono i costi complessivi dei trainanti, e andiamo attraverso modifica dati in unità immobiliare, cliccando lì dentro, entriamo nel mondo. Di che cosa? Di quelli che sono gli interventi che appunto andiamo poi successivamente a inserire, quelli qua, come interventi trainanti, ovvero i sistemi, ci va a inserire la parte legata al fotovoltaico, al collettore solare, legato appunto alla produzione, eventualmente appunto di integrazione del sistema d'acqua calda e al sistema di accumulo, appunto, come vedete, questa c'è una batteria da 13 kW, c'è un fotovoltaico da 19,13 kW e qui ovviamente prende il limite, come vedete sulla destra, di 1.600 euro a kilowatt perché è un intervento di ristrutturazione edilizia. Quindi alla fine mi dice fai un po' quello che vuoi, tanto più di 23.600 non ti do. Quindi come vedete ho installato più volendo potenzialmente ho dei preventivi pari a 30.608, ma tanto più una asseverazione di 30.000, ma più di 23.600 tanto non prendi. Solito discorso invece col sistema d'accumulo che qui mi dice guarda hai 13 kW, quindi avresti diritto a 13.000 euro, però vedo che me ne hai chiesti solo 9.400, te li do senza problemi. In più ai tempi, questa è prima della modifica della legge di bilancio, quindi avevamo una colonnina di ricarica che prevedeva 3.000 euro, ora è scesa a 2.000, la nostra asseverazione era 2.800 e di conseguenza è entrato 2.800 euro sui 3.000. Come vedete, poi sotto andiamo a riconfigurare tutto quello che è a reinserire tutti i vari le varie tessere del puzzle dei nostri interventi e siamo arrivati a determinare quello che è su 35.000 euro di interventi trainati, andiamo a asseverare un saldo di 29.900 euro, quindi siamo quasi ad aver completato il tutto. Qui viene rimesso insieme un po' il tutto, ci viene detto, bene, in tutto quello che mi hai raccontato, mi hai detto che il costo complessivo degli interventi trainanti ammonta a 42.725, di cui nei fatti 8.500. I trainati mi hai detto che sono 35.800 rotti e nei fatti 29 e passa. Quindi l'importo complessivo che ti ammetto al bonus sono 78.560. Di questi, oggi il tuo SAL è di 38.542. Quindi, ovviamente, stiamo parlando di un intervento che supera il 30% del complessivo del mio intervento. Poi mi viene chiesto con che cosa hai stimato quindi i prezzi, diciamo così, la parte legata al prezzi. Li ho stimati, come vedete, in questo caso è un intervento in Liguria e avevo messo sia utilizzando il prezziario della Liguria che anche il prezziario dei. Quindi ci ricorda che non sono state rispettate, cioè che sono state rispettate le materie di efficientamento energetico e la costruzione dell'edificio, in questo caso, vabbè, anche se indicativo, ha ricordato il titolo con il quale è stato costruito l'immobile. Andando avanti, come vedete, arriva la parte dell'asseverazione validata e andremo a caricare le singole, come vedete, ci chiede che poi i documenti di cui si sente tanto parlare, la maggior parte di tutti quei 30-35 documenti che vengono richiesti sono delle documentazioni che dobbiamo conservare nel momento in cui avessimo un controllo. Ma per quanto riguarda la comunicazione all'Enea, noi dobbiamo caricare, come vedete, l'APE ANTE, l'APE POST e i vari computometrici relativi alle opere che siamo andati ad asseverare economicamente. Quindi non c'è legge 10, non c'è nulla da caricare, c'è l'APE Pre, l'APE Post e i computi metrici.
poi è diverso da quello che dobbiamo ovviamente conservare nel caso di una verifica. In questo caso, il discorso, come dicevo, della polizza assicurativa, mi vengono stornati 38.500 su 1 milione di euro e mi viene chiesto se il computo metrico, anche in questo caso, l'ho redatto io come asseveratore o da un altro tecnico. E a quel punto ritorniamo con la schermata, scusatemi se ho fatto un giro un po' più largo, ma ritorniamo alla schermata in cui vado a scaricare l'asseverazione, la firmo, la ricarico nella parte upload e se è tutto ok, siamo arrivati ovviamente alla fine. Questa è una slide che ormai porto un po' in tutte quelle che sono ovviamente le parti legate a tutta quella procedura di attenzione che dobbiamo sempre avere nell'ambito appunto di quelli che sono gli interventi legati a ristrutturazione edilizia, bonus fiscali e tutto quello che ne concerne con quelle prescrizioni che potrebbero eventualmente far cascare il bonus. Questo è il famoso articolo, è il decreto del 41 del 98, che è l'articolo 4.1, come vi ricordo, le violazioni delle materie in termini di sicurezza sul lavoro nei cantieri, nonché le obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alle aziende regionali delle entrate territoriali competenti, possono essere degli elementi che possono far concorrere diciamo, nel mancato riconoscimento della detrazione fiscale. Quindi questi sono, diciamo così, aspetti determinanti appunto nell'ambito di quello che è poi la visione completa del superbonus. Vi volevo, vediamo se no lo carico, vediamo, c'era una parte legata all'Enea, però se no poi iniziamo visto che abbiamo anche un po' di domande in arretrato. Magari a fare una lezione, una giornata un po' più anche interattiva, dove se avete anche un po' di domande possiamo lavorarle con un po' più di tranquillità, visto che potremmo avere quasi 45 minuti abbondanti da dedicare alle domande. Allora, vi volevo, senza farvi passare dal mio desktop, perché c'è un passaggio che è importante vediamo se riesco, che è stato fatto, tanto vedete un po' di, eccolo qua, che è la nota del computo metrico, che questo è quello che alcune slide ve le ho riportate. Ecco, vi volevo far vedere questa vediamo se riesco ad aprirla un po' meglio, ecco. Questa è la nota dell'Enea in merito al computo metrico. Questo è importante perché è stato fatto un chiarimento su quelle che sono la costruzione del computo metrico. Viene ricordata questa agenda che poi troverete il perché. Quindi, con la data di inizio lavoro, i requisiti tecnici, la data di inizio lavori, i prezziari, la data di inizio lavori, le spese, le procedure del punto 13, quindi parliamo della determinazione del prezzo e delle nostre parcelle, il computo metrico da allegare, le voci del computo e i costi da indicare. Ecco, questo che ci ricorda e che un pochettino inizia a far porre qualche riflessione, come vedete, qui ci ricorda anche la data. Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti tecnici, la data di riferimento lo sappiamo che è il 6 ottobre 2020, quindi se il mio intervento è stato fatto prima o è stato fatto dopo. Però viene messa una seconda data. Prima del 1 luglio 2020, ovviamente c'era da rispondere ai requisiti del 2006, del 2007 in riferimento alla legge di riferimento dell'articolo 119 e 121 per l'indicazione della data di inizio lavoro. Tra il 1 luglio e il 5 ottobre, che è l'entrata in vigore dei due requisiti asseverazione, ovviamente ci sono come legge di riferimento, appunto, ci richiamano le solite. A partire dal 6 luglio di 2020, ovviamente si cambia paradigma su quelli che sono i requisiti. Quindi non si parla più del DM del 2007, che poi in realtà richiamava il DM del 2015, ma si inizia a parlare del DM 2020, quindi le nuove prescrizioni. Si entra nel merito di che cosa? Delle differenziazioni su quello che riguarda i prezzari. Ci viene raccontato,
che con data inizio lavori prima del 1 luglio, come vedete, prezzari, quindi listino ufficiale, qui bisogna che l'Enea poi ci faccia anche un attimino di argomentazione su queste slide, queste tabelle, perché ovviamente i prezziari regionali, listini ufficiali, i prezzi corretti di mercato in base al luogo di effettuazione di interventi, prima del 1 luglio non avevamo nessun tipo di prescrizione e vorremmo capire in che contesto lo vanno a inserire questo orientamento. Posso capire quello a partire ovviamente dal 1 luglio, anche qua come vedete dal 1 luglio al 5-10, al 5 ottobre non compargo, non sono presenti, non è presente il DEI, prezzari regionali, listini ufficiali, prezzari correnti. A partire dal 6-10 possiamo utilizzare il DEI. Quindi vuol dire che se ho un intervento che è nato prima del 6-10, dobbiamo capire ovviamente dal 6-10 in poi il DEI ammesso, prima del 6-10 l'Enea che ci venga a dire come mai ha inserito una parte di questo aspetto. Con la data di inizio lavori si fa sempre anche il solito check legato alle spese, quindi questo è abbastanza ormai, per l'amor del cielo, ormai abbastanza conosciuto, e poi viene fatto un chiarimento sulla procedura per quanto riguarda la determinazione diciamo, di quello che è il computone, di come utilizzare i prezzari regionali e in alternativa ai DEI. Quindi viene detto ovviamente che quali sono i canali privilegiati, i prezziari regionali delle rispettive province autonome, e in alternativa ai suddetti prezziari, i prezziari DEI. Se non sono previste le voci di intervento, la parte da eseguire allora al tecnico progetto in via analitica, valendosi anche dell'allegato E. Quindi ce lo dà, però un tecnico che non riesce con l'analisi prezzi a prendere e deve utilizzare l'allegato E fa veramente diciamo che ha poca credibilità davanti all'Agenzia delle Entrate, sicuramente nell'ambito domani di un controllo. È fondamentale qui ricordare che i prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare, ma sono quelli massimi applicabili, e che non è la regola applicare sempre questi prezzi. Pertanto occorre produrre le documentazioni del caso, quali elenco prezzi e computo, e una volta compilati verificare che i costi della ditta siano inferiori a quelli presenti nei prezzari regionali o DEI presi di riferimento. Qui si dice che si può indifferentemente utilizzare uno dei due prezziari. Non ci dice quello che volevamo tanto sapere, di dire anche promiscuamente, cioè, che sarebbe una delle cose che spesso, quindi utilizzare uno dei due prezziari indifferentemente sembrerebbe dire o vai con uno o vai con l'altro, ma in realtà potrebbero andare anche insieme. Quindi però, insomma, non lo nega neanche, però è un ulteriore aspetto di conferma che quel famoso alternativo è sul solito livello di riferimento. Anche qua ci viene ricordato che il computo metrico da legare è il computo globale del totale corrispondente, in questo caso anche nel sale intermedio si carica comunque il computo metrico complessivo, come è normale che sia. Si consiglia di organizzare il computo metrico per lavori di voce omogenea. Quindi, nel momento in cui voi caricate il computo metrico, è ovvio che lo dovete mettere riconciliato con tutte le spese che sono previste dentro il computo. Quindi insieme al computo, poi nella tabella che caricherete, avete mettere ci sono le spese professionali. Voi dovete arrivarci già prima a sapere quant'è l'importo ammesso al bonus, come abbiamo fatto nelle lezioni precedenti. Non è che qui metto solo il computo metrico fatto sull'assicurazione completamente dell'importo dei lavori e poi dopo mi dimentico della parcella, perché poi quando si va sul computo metrico riferito al cappotto, metterò il computo metrico più la mia voce di riferimento delle spese professionali. Il computo metrico, come vedete, deve allegare un unico, deve essere unico e contenere le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti condominiali, le voci, questo l'abbiamo già visto prima, e poi ci raccontano come deve essere fatto l'usato. Quindi non vedo nulla su questo, nulla di nuovo, se non da portarsi a casa che sul fotovoltaico è interessante il fatto appunto che sul fotovoltaico c'è la possibilità di omettere la congruità economica e anche sulle batterie e sull'accumulo, da quello che ci racconta l'Enea, anche se, vi ripeto,
Aspettiamo sempre che poi venga inserito in un documento un po' più ufficiale rispetto così a delle slide, a delle presentazioni.